Direttrice, la situazione nell'RSA sta migliorando, però nonostante tutto questo è una struttura importante per garantire un conforto in più agli ospiti della struttura e ai loro parenti, permettere di ritrovare quel contatto. Cosa ha spinto le officine a promuovere questa iniziativa? Questa iniziativa è nata appunto grazie ad un'idea del centro polifunzionale e a Svipom, appunto per dare l'opportunità alla RSA di Savona e all'acquisto appunto di questa casa degli abbracci. Abbiamo pensato di fare una raccolta fondi e ci è venuta anche oltretutto un'altra idea di unire i bambini delle scuole elementari, quindi di introdurli proprio in un'iniziativa dedicata poi appunto finalmente all'acquisto di questa casa, proprio per fare come un anello di congiunzione. Vediamo questi splendidi disegni dei bimbi. Esattamente, gli abbiamo dato un tema, il tema appunto era concentrato sul fatto di poter riuscire ad essere in futuro nuovamente uniti, quindi loro si sono appunto espressi con questi magnifici colori, con arcobaleni e appunto anche con nonni, perché sapevano che comunque il progetto sarebbe stato destinato appunto all'acquisto di una stanza degli abbracci. La collaborazione con la RSA come è stata? Direi ottima, visto l'accoglienza. Assolutamente sì, abbiamo appunto abbiamo preso contatti e diciamo con molto entusiasmo hanno deciso appunto di accogliere l'iniziativa e velocemente siamo riusciti a fare questa raccolta grazie ovviamente anche al contributo dei savonesi che appunto donando un euro sono riusciti appunto a darci un ottimo contributo per l'acquisto della casa. La città come ha risposto, quindi bene? Sì, assolutamente sì, bene. Abbiamo messo questo distributore di disegni all'interno del centro polifunzionale, quindi all'esterno dell'area cassa di Conad, e quindi gli utenti, una volta finito gli acquisti, potevano acquistare donando un euro un disegno dei bambini. Intanto ricordo ancora che il distributore sarà presente fino al 31 maggio e quindi per chi volesse ancora acquistare un disegno questo è possibile fino a fine mese. Espanderete l'iniziativa ad altre RSA? Probabilmente vorremmo comunque continuare a fare questa raccolta fondi. Se poi i progetti, diciamo che il progetto non è ancora ideato, però pensiamo anche eventualmente se ci fosse un richiamo da qualcun altro di poter diciamo contribuire nuovamente. È molto importante, l'abbraccio è un qualcosa che è mancato a tutti, e soprattutto agli anziani e soprattutto a coloro che venivano a trovare gli anziani. Abbiamo passato un anno veramente complicato, soprattutto nell'RSA, il non potersi vedere, il non potersi toccare, non poter fare quei piccoli gesti della quotidianità come accudire un proprio caro, un nonno o un genitore è mancato tanto, è mancato a tutti. Devo dire che questo progetto è molto importante, molto, molto bello, proprio perché collega due generazioni. È un progetto che è stato fatto per gli anziani con il contributo dei bambini, dei ragazzi. E questo veramente è un simbolo, è un ponte che si crea, è un simbolo di speranza che ci dà comunque la campagna vaccinale che sta procedendo spedita. La situazione è nettamente migliorata, bisogna fare ancora di più. Quali iniziative possono essere ancora assunte per queste persone anziane per tornare alla normalità lentamente, anche al di fuori della RSA? Io sono convinta che le iniziative che si devono assumere all'interno della RSA sono le iniziative che dobbiamo assumere ovunque nella quotidianità, cioè non abbassare la guardia, aspettare il proprio turno, ma quando è il proprio turno vaccinarsi e dopodiché continuare finché le disposizioni ministeriali lo prescrivono a adottare tutte le misure di sicurezza, vale a dire il distanziamento, vale a dire lavarsi le mani, vale a dire usare la mascherina. Ecco, è importante non abbassare la guardia, fare estrema attenzione, perché il rispetto verso noi stessi e il rispetto verso gli altri è fondamentale da esercitare nella quotidianità. Il Covid ha cambiato tutte le nostre abitudini, queste erano strutture aperte al territorio, i volontari, i bambini delle scuole, i parenti, senza limitazioni di orario.
abbiamo dovuto rispettare le regole giustamente per evitare la diffusione del contagio, ma il rapporto affettivo, la relazione e gli abbracci, il contatto fisico è una cosa che sicuramente è mancata ai nostri anziani. Quindi oltre ai colloqui, il fatto di avere la stanza degli abbracci permette una vicinanza che altrimenti non potremmo permettere, e quindi una riconquista di una parte di relazione importante, che appunto è quella dell'abbraccio e dello stare vicini fisicamente. Vediamo lo spazio, è stravolto, la palestra non è più una palestra, è diventata, piano piano si è evoluta con l'evolversi della pandemia per adeguarsi alle esigenze degli ospiti. Come procede ora il ritorno a una situazione diversa, anche grazie alle vaccinazioni? Sì, noi per fortuna qui abbiamo grandi spazi e quindi abbiamo palestra anche ai piani, e quindi non viene meno, diciamo, l'attività di fisioterapia. In questa pandemia il fatto di avere anche degli spazi